venuti qua oggi. Oggi è una gran bella giornata da tutti i punti di vista. È una bella giornata perché oggi c'è stato anche lo sciopero generale per il lavoro sicuro, per il lavoro certo, per condizioni di lavoro finalmente dignitose. Questa mattina noi abbiamo visto in piazza gli operai delle fabbriche qui presenti. Oggi diamo un segno di continuità a questa battaglia sul lavoro, perché Monfalcone negli ultimi anni, almeno negli ultimi anni, ha smarrito quella che è la sua bussola di città legata al lavoro e a una cultura del lavoro. È una città che a noi è sembrata bisognosa di essere ascoltata, di essere riunificata, di essere rimessa insieme. E per questo motivo noi avevamo chiesto, come Movimento di Sinistra Ecologia e Libertà, al centro-sinistra di fare le primarie anche a Monfalcone. Sarebbe stata una cosa utile nell'interesse del centro-sinistra e della cittadinanza. Non è stato possibile, abbiamo ottenuto indirettamente lo stesso risultato, le persone come oggi voi qui presenti a chiedere che si discuta, che ci si riprenda insieme un percorso, che non si deleghi soltanto la politica all'amministrazione dell'esistente. Questo è il vero motivo per cui oggi noi siamo qua e per cui oggi noi indichiamo nel lavoro la bussola fondamentale del futuro di questa città. E poi c'è un'altra grande emergenza che a noi sta molto a cuore, che è quella del risanamento ambientale di Monfalcone. Ci vogliono idee nuove, idee, lavoro, una dimensione territoriale nuova. Questa città ha avuto e ha problemi ambientali seri, grossi, problemi che devono essere affrontati con una personalità politica, di classe dirigente, di coinvolgimento della comunità, delle comunità della città. Penso all'amianto, penso al discorso della centrale A2A. Noi non possiamo diventare soltanto il ripostiglio ecologico del Friuli Venezia Giulia, dobbiamo essere qualche cosa d'altro, qualche cosa che finalmente diventi elemento di futuro. Significa investire in una produzione energetica nuova, futura, le energie rinnovabili, l'idea di riscrivere il modo di lavorare, di consumare anche nostro quotidiano e soprattutto la necessità estrema di tornare a parlare tra di noi, cioè di riappropriarci del dialogo e della voglia di parlare tra persone, tra comunità, tra gruppi diversi, riunificare questa città. Questo è un obiettivo ambizioso che coltiveremo anche dopo il voto, anche dopo l'appuntamento elettorale, perché sarebbe troppo semplice raccontare di fare mille cose soltanto sotto le elezioni. Noi siamo nati da poco e abbiamo dato nella nostra lista con le persone che sono qui dietro il palco con me, immagine a chi oggi è Monfalcone, italiano di nascita o meno, ma comunque cittadino di Monfalcone che vive con il suo lavoro e con la sua famiglia, con i suoi figli qui a Monfalcone. Li abbiamo messi tutti in lista in questo modo. E allora io vorrei concludere dicendo semplicemente questo, citando una frase di un poeta turco antifascista a cui è intitolato un monumento in uno dei paesi di questo nostro mandamento, a San Canzian di Sonzo. C'è un bellissimo monumento dedicato a Nazım Hikmet, uno dei padri del pensiero antifascista e internazionalista, di quell'idea che si è un po' smarrita negli ultimi anni, a furia di pensare soltanto al cemento e soltanto alle infrastrutture. Recuperiamola questa dimensione, lui diceva, le nostre parole più belle non le abbiamo ancora dette. Le cose più, i giorni più belli non li abbiamo ancora vissuti e per questo motivo che io personalmente ho scelto di accettare la proposta di candidatura perché abbiamo bisogno di questo futuro. E allora dico, Niki, portaci in questo futuro. Perdonatemi se mi occuperò per un po' di questo presente, perché dobbiamo cominciare a mettere a fuoco il presente per capire che cosa ci impedisce di guadagnare futuro. Considerazione numero uno. C'è una distanza crescente e insopportabile tra i temi che interrogano la vita nostra, che stanno determinando un vero mutamento dello scenario mondiale. Inquietudini che attraversano a ogni latitudine l'umanità intera, domande, dilemmi che interrogano le generazioni. Pensate, nel giro di pochi mesi, prima la tragedia giapponese, che è un incrocio di tragedie, il terremoto, lo tsunami e l'esplosione dei reattori nella centrale atomica di Fukushima. Una serie di problemi concentrati in una nazione che sparisce,
che, badate, se posso permettermi, il Giappone che era stato sepolto dall'atomica a Hiroshima e Nagasaki, in qualche maniera scommette sull'atomo civile per rinascere, e rinasce, e si modernizza, e conosce uno sviluppo straordinario, eppure uno sviluppo costruito con una illusione, che l'atomo civile fosse il contrario dell'atomo militare, e a Fukushima si ritrovano in una specie di Hiroshima del secondo tempo, e in questo momento sulla costa del nord-est del Giappone ci sono 100 milioni di tonnellate di macerie, che sono l'impasto di migliaia di cadaveri e di migliaia di case che sono state distrutte. Sono 100 milioni di tonnellate di macerie che non possono essere smaltite perché sono state lungamente spazzolate dalla radioattività che si è sprigionata dal reattore. Queste immagini e queste scene non ve le racconteranno più fino al 12 giugno, perché la TV a canali unificati di questo regime non vuole che voi sappiate nulla di che cosa è accaduto. E le domande, badate, sono domande anche articolate e ricche. Per un secolo la fisica ha ragionato attorno all'atomo e alla sua scissione, alla sua fissione e alla possibilità di cambiare la storia economica del mondo a partire da una grande idea che ha avuto applicazioni terribili dal punto di vista militare e sfortunate fino a oggi dal punto di vista civile. Ci vorrebbe pensiero, ci vorrebbe cultura, no? Il rapporto tra il potere, la scienza e la vita quotidiana entra in gioco lì, mentre guardiamo una nazione che non sappiamo più che cosa sia. Cos'è il Giappone oggi? Boh, neanche loro sanno cosa sarà il loro futuro. Vedete, quante domande per la politica. Subito dopo Fukushima, una specie di effetto domino. In tutti i paesi a noi dirimpettai nel Mediterraneo, dalla costa est alla costa sud del Mediterraneo, è l'Egitto, è la Tunisia, è la Libia, è la Siria, è il Marocco, è lo Yemen, è il Bahrain, ovunque, senza che noi Europa ce ne accorgessimo, che volete? Siamo impegnati in ben altre faccenduole. Noi ci occupiamo di rubi, non ci occupiamo di Mediterraneo. Il più grande dibattito di politica estera nel Parlamento italiano è stato fatto per parlare di un luogo di cui molti ignoravano persino l'esistenza, un'isoletta, tale Santa Lucia, diventata famosa a causa delle vicende familiari del presidente della Camera Gianfranco Fini. Questa è la politica estera del nostro paese, e non solo l'Italia, ma tutto il continente europeo, di fronte a popoli e a un pezzo cruciale del pianeta che vive un sommovimento come questo. Noi Europa non abbiamo visto, non abbiamo sentito. Eravamo quelli del baciamano con il Rais di Tripoli, lo abbiamo accolto in una specie di trionfo della volgarità, con i suoi cammelli, le tende beduine e le belle adepte all'Islam fai da te, con Berlusconi, con il premier Berlusconi, adorante nei confronti della pedagogia di Gheddafi, che come sapete è quello che gli ha insegnato il Bunga Bunga. E quindi da un lato una rivoluzione che cambia la scena del Mediterraneo, e dall'altro noi qui prigionieri delle vicende della politica italiana. Ancora, l'uccisione di Bin Laden, no? Si ha la sensazione che la storia bussa alle porte della politica, la scuote, chiede alla politica di innalzare un po' lo sguardo verso orizzonti più larghi, chiede alla politica di non essere il talk show permanente
il luogo della rissa, dove vale essere celudurista, dove vale assomigliare a un pitbull, e il più bravo soprattutto nelle aree più coltivate dal rancore, dalla frustrazione e dalla perdita di identità prodotta dalla globalizzazione, il leader che tu devi amare è quello che morde e abbaia di più, è quello che ti fa sentire l'odore del sangue, non quello che ti educa a capire la complessità, che ti dà gli strumenti per diventare protagonista di un mondo che è caotico ma che è bello conoscere, la politica come Curva Sud, come hooligans, questo è. Questo è il primo elemento che io sottopongo alla vostra riflessione. Vedete, io ho sempre pensato che la politica fosse occuparsi degli elementi dello zodiaco, terra, aria, acqua e fuoco, ragionare in maniera apparentemente semplice, ma non banale, sulle condizioni di vita di tutti noi. La politica è per me fare la domanda: come stai? Farla dando del tu, nel senso di essere in grado di riconoscere uno per uno l'interlocutore. Il popolo non è soltanto un insieme di voti, è un insieme di volti che andrebbero conosciuti e interrogati non solo nelle campagne elettorali e non solo per la raccolta del consenso, e va interrogato anche quello che non vota perché è bambino, quello che non vota perché è extracomunitario, va interrogato perché fa parte di questa realtà. La politica dovrebbe oggi percepire il livello di degrado della biosfera, la ferita, l'oltraggio che viene arrecato alla natura. Guardate, noi siamo all'indomani di una delle tante consuete vergogne di questo governo un po' criminale. Siamo di fronte alla privatizzazione delle spiagge della costa italiana. Perché quando si dice che si dà in concessione per 90 anni, si sta regalando ciò che già si era abbondantemente regalato alla fruizione privata e al primato del lucro, ciò che appartiene a tutti, perché la costa è un bene indisponibile, è una proprietà pubblica. Che altro dovete privatizzare? Oh, quando si arriva a questi nodi, il celodurismo finisce nel bromuro berlusconiano. La Lega non ha un'osservazione da fare, non ha un dito da alzare. I leoni diventano pecorelle che seguono gli affari del premier e delle grandi lobby affaristiche che stanno consegnando l'Italia a una privatizzazione del territorio, perché qui bisogna fare le centrali atomiche, che qui bisogna fare qualunque avventura, anche quella più sciagurata, perché il signor Silvio Berlusconi è in affari con la società elettrica francese e sono in ballo 20 miliardi di euro. Ma dai, Bossi! Dov'è la virilità di Bossi? È trota! Vedete,